Vi sta piacendo scrivere l'icona? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuova puntata del corso di iconografia. Oggi continueremo ad intensificare la scrittura del nostro incarnato, della nostra icona. Passeremo da un passaggio a pozzanghere, quello che abbiamo visto nella lezione precedente. A proposito, il link con tutta la raccolta di lezioni del corso di iconografia lo trovate proprio qui sotto nel box informazioni, dove c'è quella scrittina mostra altro. Cliccate e troverete tutte le informazioni relative a questo video e al corso di iconografia per internet. Abbiamo lasciato la nostra icona ad asciugare dopo che avevamo sovrapposto diversi strati di pozzanghere colorate, diciamo così. Abbiamo cominciato a scriverla per pozzanghere. Oggi invece passeremo allo step successivo, quindi le velature, gli aggiustamenti di tono, dare quelle cromie che con il passaggio del pennello scrivono in maniera più sottile, quindi meno a pozzanghere, in maniera più spalmata sulla nostra tavoletta. Questo è un passaggio molto importante ed è anche molto delicato, perché in questo passaggio si possono creare enormi danni alla tavoletta tirandosi via troppo colore. Abbiate sempre una mano gentile, state pregando, non c'è bisogno di veemenza, c'è bisogno di grazia. Il movimento adesso deve essere una sorta di danza. Accompagnate le fattezze del volto con il gesto del pennello, guardate come muovo la mano durante il video, soprattutto concentratevi sulla vostra tavoletta e svolgete questo lavoro come se fosse l'ultimo lavoro della vostra vita, come se fosse il più importante, come se in quella traccia dobbiate lasciare traccia di voi. Questo è l'unico modo per percorrere la grafia dell'icona in maniera esatta. So che sembra esagerato, so che sembra una cosa esorbitante quella che ho detto, ma in realtà è questo il senso: lasciare traccia di sé attraverso la preghiera. Quindi concentrazione e spostiamoci sul nostro piano da lavoro. Ed eccoci giunti finalmente alla continuazione della scrittura della nostra icona. Oggi definiremo meglio il volto, poi come vi dicevo io farò le mani, non so se ve le metterò in video oppure no, perché probabilmente è una perdita di tempo vederle, e poi definiremo quelli che sono definitivamente gli incarnati. I materiali sono i medesimi della volta scorsa, quindi la stessa tavoletta che avrete conservato. Vedete, io ho fatto l'icona ieri, oggi la sto riprendendo, ancora i colori sono umidi ma non sono bagnati come ieri. A me ancora così vanno bene, ma se doveste trovarli totalmente secchi vi basterà aggiungere dell'acqua, la tempera all'uovo, l'acqua e naturalmente i pennelli. Proseguiamo il nostro lavoro. Quello che mi preme fare oggi all'interno della mia tavoletta è prepararmi un colore dato dal colore dell'incarnato, che è questo che ci eravamo preparati la volta scorsa con l'unione dell'ocra, del rosso e del nero. Guardate il video della lezione precedente se volete vedere proprio come si prepara questo colore, questo tono di colore. Vi metto qui il link. E comunque nel box informazioni trovate tutta la playlist con tutte le lezioni precedenti. Questo è colore puro, quindi sciacquo come sempre il pennello. Prelevo l'uovo e ne butto un po' di gocce all'interno del mio composto e lo amalgamo. Ora naturalmente però devo fare io un colore più chiaro, quindi aggiungerò a questo colore, dopo aver sciacquato il pennello, una punta di bianco di titanio. Sciacquo ancora il pennello e ne aggiungo un'altra punta finché non sarò arrivata a tono. Guardate, mi metto un po' di bianco qua e lo vado aggiungendo piano piano, così non ho bisogno di sciacquare il pennello ogni 3 secondi. Bene. E adesso un po' di, dopo aver sciacquato sempre il pennello, un po' di bruno di Kassel, che lo metterò sempre qui accanto e poi mischierò. Un
Ne prendo un altro po'. Ok. E adesso con un pennellino molto sottile, io procedo con un pennellino molto sottile, vado a chiarificarmi tutti i punti che voglio più chiari, guardando naturalmente il mio prototipo. La metodologia è sempre quella della pozzangherina. Quindi mettete acqua pozzanghera e stirate. Così. Quindi mettete gli accenni di colore e poi con l'acqua portateli un po' ovunque su tutto il viso. Noterete, se prenderete a dipingere in un giorno diverso da quando avete cominciato, che i colori reagiscono in maniera differente, si fondono meno facilmente tra di loro, ma questo è normale perché la tempera all'uovo che avevamo messo sotto nel frattempo si è solidificata e quindi ha creato una sua struttura stabile, che adesso noi andiamo qui a rompere di nuovo per andarci a reinserire, quindi farà più resistenza, diciamo così, il nostro operato, il nostro manufatto. Ma piano piano vedrete che vi verrà di nuovo semplice come il giorno precedente rimettere il colore. Anche qualche scuro ovviamente frammisto sempre i chiari. Questa fase è necessaria per far sì che poi si possa dare la luminosità esatta alla pelle, che non ha questo comunque colore caldo, ma assume un colore leggermente più acido, inacidito dai toni del giallo, che sono i toni proprio che indicano la suscettibilità della carne. Tutti i toni dei santi virano quasi sempre sul proprio il giallo limone, per intenderci, perché devono indicare proprio la loro natura umana, che poi verrà a comunque farli scomparire dalla nostra visione in quanto uomini, in quanto suscettibili di morte. Quindi noi stiamo preparando l'incarnato a ricevere il giallo. Questa preparazione, come vedete, è abbastanza lunghetta, ma ci arriviamo poco a poco. Rivedo i toni, anche quelli del collo.
Mentre il viso si asciuga, io comincio a delinearmi meglio il naso, che è molto molto più chiaro, e quindi comincio ad immettere la prima linea e poi tac, la pozzanghera. Scuro. E poi lo scuro, tutto a definire. Prendo un po' di nero, spero si veda, ok, quindi sciacquo il pennello di nuovo, prelevo l'uovo e lo mescolo, sciacquo il pennello, prelevo l'uovo e lo mescolo, ok, e permeo insomma il lavoro di prima con quello di adesso e ridefinisco i tratti. Piano piano, con calma, definiamoci da capo tutti i tratti. Scurisco anche la parte della bocca che voglio poi prenda la conformazione del labbro. Comincio a fare la bocca, prendo un po' di terra di siena bruciato, bagno con dell'uovo,
e lascio asciugare perché naturalmente adesso vanno ancora molto lavorate, le labbra e molto spente. Continuo, passo agli occhi. Come vedete, un lavoro certosino abbastanza lungo. Non vi stancate, non vi demoralizzate in alcuna maniera. Piano piano aggiungete tassello su tassello, particolare su particolare. Pozzanghera su pozzanghera. Chiariamo un po' di nuovo. Benissimo, è giunto il momento di dare un tono differente a tutto. Allora prendiamo il giallo e prendiamo l'uovo. Sporchiamo, anzi aggiungiamo, facciamo diventare una bella tempera l'uovo e aggiungiamo dell'acqua in modo da... Come vedete lo sto facendo colare anche sul colore precedente perché non deve avere un suo colore netto. E adesso comincio a distribuirla, questa tonalità, un po' su tutto il viso, e questa da una parte la rischiarerà ma dall'altra le darà un'antipica colorazione ingiallita, proprio quasi ittera, che è tipica di questo genere di icone. Su questa poi andremo ad insistere le ultime, andremo a fare insistere le ultime ombreggiature e lumeggiature e qualche, naturalmente anche riflesso, qualche velatura di rosa, di rosso per le guance, che è questa icona, ma che non vi è in tutte le icone. Pozzanghera. I grumi, pozzanghera, ok. Col nero e l'uovo, molto uovo e molta acqua. Andiamo a sporcare un po' il viso, sempre a velatura. Qui aspettiamo che si asciughi, mentre sporchiamo su tutte le altre parti che invece sono già asciutte. Proprio si dice sporcare perché si vuol dare quel tono di umanità al santo. Io, vedete, aggiungo le ultime lumeggiature anche dove occorre, dove me ne ho dimenticate, dove magari mi piace di più che la palpebra magari sia ingrigita.
così. Ok. Sangra sempre e lasciamo asciugare. Scuriamo le ombre anche di qui. Guardate sempre il prototipo mentre prendete sempre quello come punto di riferimento mentre scrivete la vostra icona. Io per esempio adesso sto ricavandomi tutte le parti in scuro, quindi prendo il nero e lo mischio anche con un po' di bruno di Kassel, perché a me il nero puro piace ma fino a un certo punto, perché poi si ingrigisce troppo, e tirate quello che mettete, immettete tutto quello che dovete immettere in termini di scuro. Giallo. Perfetto. Ok. Scuro ancora. E sulla pozzanghera immettete lo scuro. Ora guardate con attenzione, per esempio in questa icona l'ombra è sporcata leggermente di rosso, quindi al nero aggiungo del rosso, lo insinuo e poi lo spando a pozzanghera. Un po' qua, qui metto una goccia di chiaro e la faccio entrare. Sempre a pozzanghera, sempre a pozzanghera. Ok, controllate sempre il vostro lavoro, la luce se ne sta andando benissimo. Manca solamente la velatura adesso finale, che è data da bianco. Mi giro anche un po' la tavolozza. Giallo, prendo una punta di rosso e la metto qui, e anche una punta di blu e la metto qui. Uovo. Ora ci sono delle parti che vanno proprio fatte chiarissime, così, che sono proprio i colpi di luce, detti anche assist. Che definiscono l'immagine.
ed è in pratica la luce di Dio questa che entra all'interno della nostra immagine. Nel momento in cui dobbiamo far uscire le ultime lumeggiature, le definitive, qui dimentichiamo la pozzanghera e stiriamo leggermente di più il colore. Più che stiriamo, fondiamolo con lo strato inferiore in modo che la poltiglia, appunto, che si crea tra lo strato superiore fresco e lo strato inferiore ancora semi-umido, faccia dei minuscoli grumi che voi vedrete passando il pennello, finché appunto spazzolando così col pennello il tutto non si asciugherà quasi naturalmente sotto il passaggio delle vostre setole e si unificherà in un unico definitivo colore. Detta così è complicatissima. Se lo state facendo, o se lo farete, vi accorgerete che quello che vi dico si manifesterà davanti ai vostri occhi, cioè questa sorta di microgranulazione del colore che riemerge dal substrato e poi si tira quello che avete messo come ultimo strato. Come vedete, la scrittura di un'icona è lunga come tipologia di lavoro. Non è un passaggio, quattro sfumature e via, ma è proprio una sovrapposizione, un'integrazione tonale costante. Dove l'ultimo passaggio si differisce dai primi, perché mentre i primi sono, scusate se ve lo ripeto sempre, ma è proprio per ripetere con parole sempre diverse uno stesso concetto, per farlo arrivare qualora io mi esprimessi male da una parte piuttosto che dall'altra. Quindi è un sovrapporre da prima a pozzanghere e poi in maniera più stirata solo alla fine, in modo da poi far fondere, appunto, da miscelare insieme tutte queste stratificazioni di colore. Perfetto, adesso riprendiamo i tratti che poi vanno scomparendo man mano che e poi piano piano definitevi gli spazi, sistemate i toni. E adesso si lavora proprio per punte di colore, quindi si passa da momenti in cui il colore è copioso a momenti in cui proprio se ne prende una punta e si passa per definire quello che è lo spazio in cui vogliamo intervenire.
Definiamo gli occhi adesso. Ho dato il bianco, ho dato le linee nere, ora con un colore scuro, quindi un bruno di Kassel sporcato col nero e anche del terra di Siena bruciato. Quindi piano piano armonizzate, abbiamo dato le linee di chiaro, ora rifacciamole entrare all'interno di linee scure che le contengano e le assottigli. Ora prendo un po' di giallo, lo diluisco in maniera veramente veramente copiosa e lo passo un po' su tutto. Il giallo ho già anche l'uovo inserito dentro e omogeneizzo un po' il tutto. E ora finiamo questo incarnato. Ok, mettiamo un po' qui. Le ultime velature, quindi date sempre a pozzangherina che poi cerchiamo di stendere il più possibile. Date un colpo, poi la pozzangherina e allargate. Piano piano il viso sta prendendo sempre più la forma che vogliamo. Adesso, vi dicevo, dobbiamo sistemare le labbra. Con il giallo sporco di uovo, quindi già fatto a tempera all'uovo, ripassiamo sul terra di Siena bruciata che abbiamo dato prima e col pennello un po' più scarico abbassiamo leggermente il tono dell'aranciato del terra di Siena. Quindi
prendiamo un po' di tono dell'incarnato e rimettiamolo e poi ancora un po' di terra di siena. Ok, arrivati a questo punto continuo con la mia opera di schiaritura dell'incarnato fino al momento in cui reputerò che l'icona va bene così. Adesso andrò a mettere solo bianchi. Vi dicevo, le mani non ve le faccio vedere perché paradossalmente le mani nelle icone sono molto semplici, nella pittura sono complesse perché si vedono tutte le linee, le nocche, invece nella scrittura dell'icona sono più semplici. Io le ho già fatte mentre aspettavo che il video andasse avanti e vedete che sono piatte, con i bordi scuri da una parte e gli assist più chiari dall'altra, quindi la stessa medesima immissione del colore che avete visto nel viso ve la potrete ricavare anche nelle mani, fermo restando che il corso di iconografia, andando avanti piano piano, magari se capiteranno delle mani particolari vi farò vedere come farle. Adesso sto abbassando il gradino netto che c'era tra il viso e il collo perché nel prototipo non c'è, quindi sto frammistando un po' i toni, fermo restando che il fatto di aver dato quello stacco netto sotto farà comunque rimanere, vedete, non c'è più la linea, ma comunque vedete che la trasparenza diventa sopita sotto il nuovo strato di colore, un po' attutita lo strato di colore, non sfumata ma attutita, e quindi si legge ma si percepisce, non c'è effettivamente. Visto? Voi vedete questo stacco perché siamo lontani, ma se avvicino effettivamente è solamente una questione di livelli, di piani di scrittura. Continuiamo. Vi ricordo che vi ho detto sempre di leggere il prototipo, naturalmente la vostra icona non verrà come quella del prototipo e non è questo che si vuole, quindi che le icone siano tutte uguali, ma che appartengano tutte allo stesso prototipo. E quindi la vostra interpretazione sarà ben accetta all'interno delle icone, però un'interpretazione che sia fedele a quella che è l'originale, cioè dobbiamo cercare di essere più fedeli possibile, poi se ci discostiamo per qualche particolare non fa nulla se si sono seguiti tutti i canoni che vi ho raccontato in queste lezioni. Ok, va bene. Guardate quanto poco immetto bianco titanio per cercare di schiarire piano piano la parte che mi interessa. Quindi poco per volta. Poco per volta. Prendendo le sembianze che desidero. Definire gli spazi a un certo punto diventa molto importante per capire anche la tonalità giusta da dare, quindi facendo un bordo, quando l'icona lo richiede naturalmente, tutto attorno, ci consentirà di vedere effettivamente se i volumi escono bene, se escono troppo. Se l'ovale è nella giusta proporzione, insomma, ci inquadrerà, è un po' come una cornice di un quadro, no? Ci inquadrerà il soggetto meglio.
Questa linea bianca che sto tratteggiando si chiama assist o luce divina. In pratica è la luce di Dio che bacia le carni e le vesti del santo. In questa santa in particolare, nelle vesti non ci sono assist perché la veste è nera, ma in molti santi, specialmente nelle Madonne, in Cristo, negli Arcangeli e in molti santi, gli assist sono numerosissimi nelle vesti. Ora, qui naturalmente non ve li farò vedere, ma molto presto, su un'altra icona che sto scrivendo, vi farò vedere sia gli assist che le ali degli Arcangeli. Che hanno degli arcangeli e dei cori di angeli in generale, che hanno dei movimenti ben precisi, che giusto voi vediate e sappiate leggere. Quindi non vi preoccupate, io sto cominciando, diciamo così, con un modello base di icona, nel senso con un'icona più fattibile, quindi senza troppe pieghe, per poi mostrarvi anche qualcosa di molto più articolato nelle vesti, perché per esempio questa icona invece è molto ricca a bulino, cose che altre icone non hanno. Adesso con un pennellino leggermente più grande bagno il giallo limone, metto molto molto uovo e molta molta acqua, vediamo se riesco a farvi vedere, eccolo qua, questo. Certo, molta molta, sempre in termini di una pozzangherina piccolissima. Mi assicuro che tutto sia belle asciutto e ripasso, vedete? E do questa velatura. Senza insistere troppo, così, accarezzando leggermente. Neanche troppo omogenea. Va bene? E adesso il mio prototipo ha una leggerissima velatura rosea sulle guance, quindi prendo un po' di rosso, lo diluisco con l'uovo, ma molto molto molto, ma molto molto molto, quindi con un pennello dapprima bagnato ma poi quasi asciutto passo sulle guance con questo pochissimo colore. Ribagno in modo che il tutto si saldi e venga appena velato. A questo punto io per adesso mi ritengo soddisfatta. Prima di decidere se fare qualche altra modifica o se lasciarla così, voglio vederla nella sua completezza, quindi con la capigliatura. Avete visto quindi come nella lezione precedente abbiamo accostato le pozzanghere, in questa lezione invece abbiamo sovrapposto le pozzanghere a ciò che già si era sedimentato sotto e abbiamo fatto in modo che la parte di sotto rinvenisse e attirasse a sé la parte sopra, un po' anche spennellando. Abbiamo spennellato maggiormente rispetto alla scorsa volta, abbiamo dato gli assist, quindi queste parti di luce che sono sempre ravvicinate a parti molto scure e che danno appunto il sintomo della luce di Dio che bacia il santo. Abbiamo finito la nostra faccia, io ho fatto anche le mani nello stesso medesimo modo, come potete vedere anche i toni sono uguali. State attenti a non cambiare mai i toni tra le mani e il viso, molto spesso capita perché si fanno in due giornate diverse e quindi si fanno incarnati caricando più o meno di rosso, più o meno di ocra, e vengono poi due incarnati di differenti, quindi state sempre attenti che le mani abbiano lo stesso colorito del viso e procedete così con molta calma e molta molta lentezza fino a quando non reputate che il vostro lavoro sia giunto allo stato a cui volevate giungere. E ora passiamo ai capelli. Mischiamo del Bruno di Kassel
e del nero vite. E del terra di siena bruciato. Aggiungiamo l'uovo. Benissimo. E dividiamo le ciocche dei capelli. Allora, nelle icone i capelli sono fatti a ciocchette, a cumuletti, come se fossero delle curve dentro cui sono racchiuse poi delle altre curve più piccole, e noi dobbiamo mantenere proprio questa struttura, partendo sempre dallo scuro. Quindi, guardate, così, come se questi capelli fossero intrecciati tra loro. Naturalmente ognuno segua la capigliatura del proprio prototipo, non inventiamo nulla, ma osservate bene quando riprendete la capigliatura. Quindi prima diamo tutta una mano, quindi riprendiamola con un tono abbastanza scuro. Ora, partendo dallo scuro, quindi dal dare un tono molto scuro a questi capelli, piano piano poi li schiariremo, sempre seguendo il verso di questo intreccio. Vedete, qui non sto andando a pozzanghere, ma sto andando direttamente a velature, proprio perché i capelli sono fatti in maniera tale da far distinguere i diversi passaggi delle ciocche. Adesso scurisco il tutto, quindi al mio colore aggiungo del nero. Uovo. E vi avvicino. Scurisco le parti proprio vicine all'attaccatura. E quelle da cui partono anche naturalmente i movimenti delle, che sono poi quelle da cui partono i movimenti delle ciocche.
Con il bruno di Kassel invece porto a tono a pozzanghera tutto dentro. Quindi qui abbiamo fatto alla rovescia. Nella prima parte siamo andati a stesura, a riempirli, in modo da creare anche un substrato corposo di tempera che dia in qualche maniera la linea guida. Dopodiché adesso riempiamo a pozzanghera dando il bordo nero e l'interno bruno di Kassel. Quindi da un substrato, ricapitoliamo, abbiamo dato una base molto stirata a pennello, abbiamo definito gli ambiti di azione, quindi abbiamo fatto i bordi scuri di quella che è la nostra capigliatura, quindi all'interno siamo andati con del bruno di Kassel, questo per fare in modo che in trasparenza, anzi in controluce più che in trasparenza, si vedano le tracce del pennello precedenti, in modo da noi continuare ad orpellare la capigliatura in maniera idonea, senza percorrere false righe. Al colore bruno di Kassel uniamo del terra di siena bruciata per schiarirlo leggermente. Adesso andremo a definire l'interno delle ciocche. Su questo poi metteremo un'ulteriore definizione con del terra di siena naturale. Quindi senza inventare nulla, creeremo questa sorta di striatura, vedete, di un colore leggermente più chiaro. Così, seguendo sempre la forma della linea nera che occupa, che dà appunto il volume al ricciolo, diciamo così. Ok? Quindi le linee nere di contorno serviranno anche da eco a tutte le linee successive. Vi ho acceso anche le altre luci per farvi vedere le tracce del colore, perché a luce spenta naturalmente non si vedeva nulla. Adesso aggiungo del terra di siena naturale, eccolo qui, vedete, al composto di prima, in modo da schiarirlo ulteriormente. Aggiungiamo dell'uovo, avviciniamoci e ripassiamo proprio al latere. Ma non su tutti i riccioli, solamente per dare dei colpi di luce. Io li sto dando proprio accanto a quelli terra di siena bruciata, quasi sovrapposti. A questo punto dovremo fare una cosa molto difficile,
Perché se si sbaglia si rovina tutto, ma noi cercheremo di non sbagliare. Prendiamo del nero e lo mettiamo proprio a cavallo tra la capigliatura e il volto e spennelliamo un po' da un lato e un po' dall'altro, quasi a fondere le due parti. Quindi prendiamo del nero, e piano piano un po' da un lato e un po' dall'altro, e stiriamo questo nero che mettiamo, stiriamolo bene. Su tutto. Piano piano vedrete che sotto le vostre cure, sotto le vostre mani, mentre la state scrivendo, l'icona, quando forse meno ve lo aspettate, si rivelerà completa. Cioè voi la vedrete e vi direte: ah, ma è finita. Questo è quasi così, il miracolo della rivelazione. Come c'è stata la rivelazione di Dio, c'è la rivelazione anche della vostra icona. Certo, naturalmente, se la fate con una sensibilità tale da attendere questa rivelazione. Ma di solito chi attende al lavoro di un'icona lo fa con tale animo. La tempera all'uovo si opacizza molto e quasi non fa vedere i riflessi che ha, però adesso vi farò vedere come farla rilucere in qualche maniera, e quindi farvi capire i passaggi, farvi comprendere, farvi leggere i passaggi di pennello che avete dato durante tutto il vostro lavoro. Facciamo asciugare. Nel frattempo occupiamoci del velo sottostante la corona, che è fatto da un bianco titanio e da un giallo, quindi io prendo il colore che mi ero preparato prima per le lumeggiature, per lumeggiare il volto, e lo passo su tutto. Adesso devo sporcare un pochino i margini, quindi prendo del nero e, partendo dal bordo, definisco quello che è a contatto con la corona del martirio. La corona è il simbolo, proprio le sante coronate, le sante martirizzate. E quindi ridefinisco anche le pieghe del velo. E poi col pennello sporco d'acqua mi tiro giù il nero, prendo un po' di terra ombra naturale. Vi dicevo che questo colore dà l'antichizzazione ai toni. Vi faccio una pozzangherina di terra ombra naturale e con questo colore vado sui bordi, perché non è nero ma non tradisce lo scuro che apporto vicino. Quindi lo passo a bordo, poi con una pozzangherina d'acqua che va esaurendosi naturalmente verso la santa, andando vicino al viso, mi stendo il colore. Quindi bagno il pennello e lo tiro. Qui
Quindi ridefinisco il tutto col nero frammisto al terraombra. Quindi ridefinisco questo bordo di nuovo. Ci sono alcuni colori che, pur non essendo scurissimi, sono molto più coprenti di altri. Il terraombra naturale è molto più coprente del nero di vite, quindi userò il tono del nero di vite per giungere al livello della cromia che voglio, ma la copertura invece è precipua del colore del terraombra naturale. E poi ridefinisco. Quindi definisco anche i bordi della capigliatura. Con un po' di terra ombra che dà anche lui quel senso di antichizzazione. Con delle linee un po' più sottili rispetto a quelle che ho dato prima. Tutto questo sui colori così dati e lasciati grezzi, non lucidati, si perde, ma quando voi alla fine del lavoro, perché poi ve lo farò fare, passerete una mano di uovo su tutto, vedrete come questi colori lumeggeranno. Adesso ve ne faccio vedere un po'. Una piccola prova, non si dovrebbe fare, voi non fatelo, è solamente per farvi assaporare il momento in cui la vostra icona la vedrete per com'è e non per come appare. Guardate, vi faccio questa ciocca. Voi naturalmente questo passaggio fatelo alla fine, quando lo faremo poi su tutto il viso, su tutta l'icona. Ve lo sto facendo adesso solo per farvi assaporare e farvi capire il perché di tutti questi passaggi di pennello, quando in realtà poi, una volta asciutto, sembra tutto molto piatto, tutto molto poco definito. In realtà è tutto ben definito e si vede nel momento in cui passiamo il nostro uovo. Benissimo. Continuiamo, definiamoci meglio questa parte. Adesso prendo un altro po' di giallo puro, mischio a uovo molto molto diluito e faccio come ho fatto per il viso, una sorta di lumeggiatura giallastra che simboleggi la luce dorata di Dio che sbatte sul velo della Santa. Quindi riprendo il terraombra e se dei segnetti se ne sono... cancellati, li ridò. Abbiamo finito, penso di sì. Stabilisco meglio l'iride. A questo punto ci fermiamo e ci vediamo alla prossima lezione con l'orpellatura del paramento e della veste. Andiamo di là. Anche oggi il nostro affascinantissimo lavoro di campiture, di sovrapposizioni, di velature è compiuto. Abbiamo lasciato la nostra icona con un incarnato profondo ma nello stesso tempo piatto. Avete visto come i colori si fondano l'uno sull'altro e quasi per magia. No, non mi piace usare il termine magia, è errato, è quasi come un miracolo. A un certo punto abbiamo guardato l'icona nella sua interezza, miracolo è il termine più giusto, e l'abbiamo vista compiuta, il volto c'è, le mani ci sono, ci parlano, ci trasmettono qualche cosa, ci attirano a sé.
perché l'icona è una finestra sul metafisico, ci attira a sé, all'interno di quel buco dorato in cui trovare la luce, no? E allora io spero che anche la vostra icona abbia cominciato a parlare. E se succede, no, non siete pazzi, è normale che l'icona comunichi con voi, in questo senso di comunione tra opera e operante, perché la preghiera poi altro non è che la trasposizione interiore in qualcosa di materiale, e quindi quella trasposizione di energia proietta energia a sua volta. Lo so, forse sono troppo poetica quando parlo delle icone, ma per me è una grande passione che valica i confini dell'arte e arriva a toccare le corde più profonde della mia anima. È una passione che proprio mi comprende totalmente. Mentre lo dico, vedete che mi vengono i brividi e mi salgono gli occhi lucidi, ma non perché voglia piangere, ma proprio perché la sento profondamente. È il mio grande desiderio, è trasmettervi questa sensazione di completezza del gesto grafico dell'icona. È una completezza assoluta, dovreste sentire un legame inscindibile con la vostra icona, dovreste esservi affezionati, ogni colpo di pennello deve essere una carezza che voi fate a quel santo che state scrivendo. Io spero di trasmettervi questo forte senso di benessere nello scrivere l'icona. Spero che voi ne usciate veramente purificati, ma nel senso di distesi, nel senso di puliti, nel senso di rilassati interiormente. Basta, vi lascio, sto parlando troppo perché mi sto facendo prendere la mano dalla passione, e questo in un corso online non va bene. Magari dal vivo qualche volta, se avremo modo, ve ne parlerò in maniera più passionale. Qui rimaniamo sulla tecnica. Detto ciò, vi saluto da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci alla prossima.